Italiani all'estero TV presenta. 27 anni, nel 2008, ho deciso di venire a New York. Era il mio primo sogno nel cassetto, lo è stato sempre, ho anche pensato che fosse impossibile realizzarlo e invece bastava comprare un biglietto aereo. Era un momento molto difficile, ero molto delusa, non riuscivo a trovare lavoro e a fare quello che volevo fare. Sentivo sempre questo lamentarsi continuo e perpetuo attorno che comunque mi buttava parecchio giù. Il primo problema che ho riscontrato a New York è assolutamente la lingua. Parlare inglese è importante per trovare un lavoro di un certo tipo. Andavo a lavorare nel ristorante sapendo che quello era un lavoro che poteva aiutarmi poi per trovare il mio futuro lavoro nell'ambito per cui ho studiato, per cui ho talento, nell'ambito creativo insomma. Con i soldi che guadagnavo al ristorante ho finalmente comprato la mia camera con cui ho iniziato a fare i video e il primo video in assoluto che ho fatto è stato sulla storia dell'aiuto cameriera in questo ristorante, che era questa mia amica messicana che era illegale a New York e dopo 13 anni di illegalità aveva deciso di tornarsene a Città del Messico con suo figlio. Adesso sono tornata un po' sulle mie produzioni video. Avevo, diciamo, messo in stand-by perché ho gestito una galleria per 2 anni. La galleria, innanzitutto è importante dire che questa non era una galleria, c'è stato uno spazio che mi è stato dato e io ho trasformato lo spazio in una galleria. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di dare lo spazio agli artisti per poterlo stravolgere completamente e poi ho curato i loro lavori. La galleria era un po' aperta a tutto, anche perché io volevo assolutamente togliere questi tipo di label, no? La street art, anche perché ormai la street art ha preso una piega assolutamente commerciale di cui non sento più la necessità di supportare la street art e basta. Prima era un discorso proprio perché lo street artist era quello che veniva comunque dal mondo dei graffiti, non aveva troppa possibilità di esprimersi, di essere in una galleria, allora aveva un senso magari dare uno spazio piuttosto a loro che ad altri. Ma la galleria era aperta veramente a qualsiasi tipo di arte. Adesso sono tornata a fare music video e sto preparando un documentario, quindi sono comunque molto eclettica, non mi sento di poter dire che sono una filmmaker solamente, perché vorrebbe dire annientare tutti gli altri aspetti di me. Differenze sostanziali tra New York e l'Italia è appunto l'onore alla parola. C'è un rispetto dei soldi, della parola, di quello che si dice. Quindi io qui mi sono trovata molto bene perché finalmente ho trovato persone che erano coerenti. Insomma, la coerenza, no? Nel dire una cosa e farla. Pure ecco, pagamenti io faccio il lavoro oggi e tu mi paghi tra 2-3 mesi. Questa è una cosa qui che non esiste. Da subito ho anche avuto la fortuna di incontrare alcune persone che mi hanno indirizzato su alcuni eventi, situazioni legate all'hip hop, perché poi insomma il motivo principale dell'amore che ho per questa città è perché questa città è dove l'hip hop è nato e quindi io volevo venire qua proprio perché questa cultura è stata la mia medicina, diciamo, e io mi sono curata con l'hip hop, cioè tutte le mie più grosse delusioni in Italia, tutto quello che mi è successo nella vita è sempre stato un tornare a casa con l'hip hop, un tornare dove c'era qualcuno che mi dava delle coccole, e dove mi sentivo insomma protetta. Essendo
una cultura unica, che è quella afroamericana. Nel momento in cui io parlo di pop, cioè vuol dire che parlo di funk, jazz, soul, blues, cioè queste cose sono sempre nello stesso palco, diciamo. E sono cresciuta oltretutto guardando esclusivamente comedy show, penso la maggior parte degli italiani, ma comunque, visto che venivano trasmessi solo quei comedy show negli anni 90, c'erano solo loro, c'erano solo gli afroamericani in tv nel pomeriggio, cioè, quindi dalla musica ai comedy show, ai film, Spike Lee è stato il mio regista preferito, Do the Right Thing mi ha cambiato la vita. La cosa che mi piace di più in assoluto di New York è il melting pot, l'avere tutte le persone di tutte le parti del mondo nella stessa città. E questa è una cosa preziosa, bellissima, ti sembra di essere appunto al centro del mondo. Ultimamente ho fatto un viaggio di 3 mesi, appunto perché stavo valutando se lasciare questa città. Perché comunque è una città impegnativa, che è una grande città, come tutte le grandi città ti succhiano parecchia energia, parecchie forze, c'è sempre molto rumore, c'è sempre poca calma. Diciamo che tutti sono qui per un motivo, tutti sono qui per riscattarsi, per trovare un lavoro migliore, per fare più soldi, per diventare qualcuno, per trovare successo. È difficile trovare delle persone che magari hanno voglia di approfondire i rapporti interpersonali. Ho frequentato per parecchio tempo un bel gruppetto di italiani ed era, diciamo, la mia piccola famiglia. Era molto importante perché ricevevo l'affetto di cui avevo bisogno, l'affetto italiano, diciamo. Quindi le varie festività qui venivano celebrate insieme, attorno a un tavolo con cibo decente, buono, cucinato da noi, insomma, quindi era sempre molto piacevole. Nonostante fosse molto, molto diverso da un gruppo possibile in Italia, la cosa che mi manca di più dell'Italia è sicuramente la mia mamma. Perché lei è veramente la mia migliore amica, quindi principalmente mi manca lei, come mi manca mio padre, mi manca mio fratello. Loro sono il motivo per cui io torno in Italia spesso, sicuramente. Più mi manca dell'Italia l'assistenza medica non privata, quello mi manca, il fatto di potersi sentire libero, di sentirmi male, poter andare a un ospedale, mi cureranno senza dover poi aspettare una lettera di $20,000 da pagare. Mi mancano i paesaggi dolci, il mio mare Adriatico sicuramente mi manca, la calma dell'Italia mi manca, poi la calma del paesello, perché la grande città sicuramente è anche simile a New York. Dell'Italia mi manca la sua tipicità, magari. Ho scoperto di essere italiana qui, cioè il fatto di essere italiano e di essere quasi fiero di esserlo è una cosa che ho provato a New York. Penso di tornare in Italia in un futuro prossimo, sì, non lo so. Diciamo che non lo so. Non so precisamente che cosa farò, perché anche qui il mio tempo è sempre delimitato dalla durata di un visto, quindi fino al 2018 ho questo visto, poi posso stare qui e lavorare legalmente, poi non lo so. Sta di fatto che l'Italia, adesso come adesso, non mi rappresenta, non mi sento rappresentata. Se l'Italia intraprende un cambiamento forte, etico, politico, eccetera, magari posso pensare di poter tornare, non lo so. Diciamo che l'unica cosa che mi tiene legata all'Italia per me è la mia famiglia, quindi tornerei per loro e non voglio essere un'immigrata a vita. C'è una frustrazione, è una frustrazione non sentirsi parte di qualcosa in pieno,
Quindi è un po' vivere a metà. Però ecco, non mi vedo in Italia, adesso soprattutto, magari in un futuro quando le cose saranno cambiate, l'Italia sarà un paese migliore.